Stiamo ancora completando le autorizzazioni, ma immagino che nel giro di 15-20 giorni da qui si parta con i mezzi, con queste 114 corse abbiamo immaginato che partiranno da qui. Ci vorranno dunque almeno un paio di settimane per l'entrata in funzione della nuova autostazione di Grotta Minarda, così come annunciato da Anthony Acconcia, l'amministratore unico di AIR Campania. C'è soddisfazione per questa inaugurazione, ha sottolineato il vertice AIR, e speriamo prima dell'estate di mettere in funzione anche quella di Avellino. Sono molto orgoglioso e soddisfatto di una struttura che, come potete vedere, bella, moderna, strategica, moderna tra l'altro, sebbene sia stata progettata 15 anni fa, i lavori sono partiti 13 anni fa, sono stati spesi circa 11 milioni di euro, 10 milioni di euro dalla parte della finanziati dalla Regione Campania. È una struttura che ospiterà direzionale, commerciale, tra l'altro abbiamo fatto già una manifestazione di interesse nei giorni scorsi, ci sono state tantissime richieste che poi valuteremo insieme con gli uffici per capire come fare per immaginare forse un unico soggetto che possa gestire almeno la parte dell'immobile. E in più, altro motivo di orgoglio è che qui realizzeremo anche una biblioteca solidale e un asilo nido aziendale su 220 metri quadrati, poi vedremo anche i disegni che abbiamo, il rendering che abbiamo fatto, una struttura di 220 metri quadrati. Insomma, siamo molto orgogliosi, devo dire, soddisfatti di questo lavoro, perché oltre alla sua funzione di autostazione, da qui partiranno 114 corse al giorno, 5.000 viaggiatori al giorno, quindi 1,5 milioni circa all'anno. È strategica perché è la dimostrazione evidente di come bisogna immaginare anche l'intermodalità. A qualche chilometro da qui ci sarà la stazione Irpinia dell'alta velocità, ma strategica anche perché è un po' la cerniera anche con le aree interne, con l'intero mezzogiorno, con la porta anche con la regione Puglia. Io proverò a strappare una promessa al governatore, siccome ha tenuto fede agli impegni di tornare in casa AIR per l'inaugurazione di Grotta Minarda, proveremo a strappare la promessa di venire entro prima dell'estate ad inaugurare anche l'autostazione di Avellino. Ma oggi è la giornata dell'autostazione di Grotta Minarda. A rappresentare il comune di Grotta Minarda, il commissario prefettizio Rosanna Gamerra, è stato fatto, ha detto, un grande lavoro. Io ho preso naturalmente in mano l'amministrazione per questa gestione straordinaria, ma credo che sia stato fatto un grandissimo sforzo da parte anche del Comune, e l'auspicio è proprio questo, cioè che, ma sono sicura che così avverrà, di mostrare tutta la capacità del Comune ma anche della cittadinanza a offrire una rete di supporto, perché questo sarà, non è soltanto un'autostazione, non è soltanto un terminal bus, questo diventerà sicuramente un volano, un traino per tutto il territorio, quindi occorre sviluppare una rete di supporto per riuscire a trarre tutte quelle risorse, quelle energie in modo da far sviluppare la crescita anche sociale, culturale, economica del territorio di Grotta Minarda, ma anche tutta la valle dell'Ufita e poi in genere delle aree interne.